Abbiamo appena saputo della vittoria della lista Insieme per Vitorchiano. Che cosa ne pensa da consigliere viterbese residente a Vitorchiano? Era nei pronostici una vittoria quasi scontata, poiché è un'amministrazione uscente, formata da uomini che politica la fanno da tanti anni. Per quanto mi riguarda, la lista di riferimento era quella di Per Vitorchiano, con il candidato sindaco Giampaolo Arieti, una lista composta da giovani, da uomini e donne evidentemente inesperti di come anche si conduce una campagna elettorale. Avrebbe fatto sicuramente piacere dover vedere una vittoria loro, se non altro per l'entusiasmo e per la voglia di dover far qualcosa per il Paese. Una nota degna secondo me di attenzione è stato il fair play. Io vivo da Vitorchiano da qualche anno e non ho mai visto una campagna elettorale veramente basata sulla serenità e sulla correttezza anche dei temi. E dei temi che sono stati praticamente intrapresi nella campagna elettorale. Non ci sono stati assolutamente momenti di tensione, così come giusto che sia, perché comunque si vive in una piccola comunità dove tutti quanti poi insieme dovremo fare il bene per il Paese. Queste elezioni di tipo amministrativo hanno portato un mantenimento sostanziale del feeling che c'è tra il cittadino e la conduzione amministrativa. Quindi naturalmente sul territorio il cittadino è motivato dal fatto che sono i propri amministratori che deve decidere per farsi scegliere il futuro. E quindi naturalmente c'è un appeal ancora positivo. Dei risultati che ha già visto, che cosa ne pensa? Risultati che è il risultato che avevo preventivato, e cioè che quando si dividono gli schieramenti, quelli che hanno valori omogenei, poi dopo perdono tutti. Quindi logicamente invito i partiti, le coalizioni a essere sempre più omogenee sui valori da esporre anche nelle elezioni amministrative. Per quello, perché logicamente la gente ha ancora un legame fondamentale, oltre che sugli uomini, anche sui valori. Come consigliera delegata alle pari opportunità, abbiamo appena ricevuto dalla prefettura i risultati che a Bassano ha vinto Angela Bettucci e a Oriolo Graziella Lombi. Ben due donne su tre candidate, ancora non abbiamo ricevuto il terzo. Ci vuole rilasciare una dichiarazione? Ma indubbiamente devo gioire a questa notizia che lei mi sta dando, perché sono appena uscita dal Consiglio e quindi non ho ancora le fonti ufficiali. Il fatto che siano donne diciamo che è un passo dei tempi, non è una questione di quote o di partecipazione di. L'elettorato attivo è composto, direi, in pari misura se non superiore da parte delle donne, quindi anche la partecipazione alla vita pubblica nel rispetto di quella che la normativa nazionale e comunitaria si deve adeguare, ed è giusto che ci siano queste risposte da parte dell'elettore, che va a premiare chi effettivamente scende in campo per poter rappresentare le istanze del cittadino e della città. Invito tutte le donne ad attivarsi affinché, soprattutto mi rivolgo ai giovani, alle giovani generazioni, affinché proprio si accostino alla vita politica, perché solamente in questo modo si riesce a superare quel gap, diciamo, di divario che c'è tra uomo e donna ancora oggi, che è anche antipatico, se vogliamo. Cioè, chi fa politica non deve avere l'etichetta di uomo o donna, deve sentire veramente che si lavora per la cittadinanza e a servizio della cittadinanza.